intrappolato il re Peperro e Contis nei bagni della villa dei Boyz. L'unico modo per uscire sarà quello di completare l'escape room fatta da me e da Lori. Ah, dimenticavo, hanno solo 30 minuti a partire da adesso per completarla. Ok, raga, Toa e Lori ci hanno intrappolato nel bagno. Dobbiamo trovare un modo per uscire dalla villa. Questo qua è il bagno, raga. Dobbiamo trovare un indizio qua dentro da qualche parte. Ok, ok, primo indizio trovato. Trova la chiave e scappa. Grande. Allora, dove potrebbe essere stata messa la chiave, raga? Non lo so. Qua da qualche parte non hanno toccato le mie cose, vero? No, no, ok. Proviamo ad alzare, raga, sotto qua. Ok, non c'è niente qua. Sinceramente penso che sia dentro uno di questi cassetti, raga. Ma dov'è? Hanno lavorato bene, ragazzi. Allora, ho trovato un biglietto e c'è scritto: trova la chiave e scappa. Grazie. Serve proprio la chiave per uscire da questo bagno. Ora, io controllerei prima cosa tutti quanti i cassetti, anche se secondo me potrebbero averlo messo anche dentro questa borsetta. Non so manco come chiamarla. Controlliamo un attimo se sta qua dentro. Ci dobbiamo spiegare perché abbiamo solo 30 minuti di tempo per uscire dalla villa. Non so se sarà fattibile come cosa. Apriamo il primo cassetto e non c'è niente. Perfetto. Dobbiamo trovare la chiave. Io direi, guardiamo letteralmente dappertutto, a partire dalle mie cose, perché questo, tra l'altro, ho pensato un po' che è il mio bagno. Mi hanno chiuso dentro e lasciato dentro un'altra chiave nel mio bagno. Devo guardare in ogni singola parte, contando doccia, magari addirittura. No way, ok, se l'hanno messo nella chiave dell'asciugamano, le jeans, no? Nella tasca, volevo dire, dell'asciugamano, no, neanche, ok. Ok, si trovano tutti quanti nei loro bagni, guardali come sono ingenui, non sanno cosa cercare, dove cercare. Ma raga, noi sappiamo tutto, abbiamo ormai questa escape room a memoria. E ragazzi, Lori vi dico solo che ha trovato dei posti clamorosi, ma questo tanto lo scopriremo nel corso del video, ecco. Ok, nemmeno qua trovata. Dove potrebbe essere una chiave, ragazzi? Se fossi Power Lori, dove nasconderei una chiave? Somewhere here. Ok, ragazzi, in doccia, l'unica è in doccia. Ok, ha aperto la doccia, magari è riuscito a trovare la chiave. Adesso proprio nascosta bene, sì, spero no, che la veda poco poco. Allora, sopra la doccia. Trovata, raga, sopra la doccia, trovata, ok. Trovata, mamma mia. Sono veramente più forte nell'escape room, ragazzi, Possiamo aprire. Sotto il tappeto mi sembra che non ci sia nulla. Ottimo, ragazzi. È assurdissimo. Vabbè, ragazzi, ci sono un sacco di cassetti e altro, ragazzi, quindi spero che si trovi onestamente qua all'interno, perché sennò io non ho idea, molto onestamente, di dove sia, ragazzi. Tra l'altro sento Refe che teoricamente l'ha già appena trovata. Vorrei trovare un martello, perché con il martello almeno... Oh, questa non si apre, raga. Questa è completamente bloccata. Ok. Questa dovrebbe essere proprio la chiave del bagno. E signori, il primo livello l'abbiamo sbloccato. Apriamo subito. Raga, come siete messi? Let's go fuori. Stavo per fare un casino. Ok, ho trovato la chiave, bro. Ciao, brother. Bravo, sei bravissimo. Ferro, ma anche solo tu, Ferro. Ma ci metterò ancora un bel po', essendo che, ragazzi, è difficilissimo. Controlla sopra la doccia, io l'ho trovata lì. Sopra la doccia. Io nei cassetti. Ok, fammi vedere. Sopra la doccia. Neanche. Ve lo giuro, ragazzi, è impossibile la mia. E allora Ferro rimarrà bloccato per tutto il tempo. Sopra il cesso, sopra il coso del cesso. Prova a vedere lì. Bravo, sto guardando ovunque, vi giuro, è impossibile. Cioè, non si trova, ragazzi. Non è che ve la tenere intrappolati qua dentro? Ah, ecco, io spero che me la abbiano messa la chiave, perché se non me l'avessero messa è un problema. Ferro, abbiamo 30 minuti. E raga, io cerco, spero di trovarla velocemente, non so cosa fare. Ferro, noi iniziamo a scendere per vedere i prossimi indizi. Basta, Ferro, è troppo lento, ma perché quella porta è bloccata? Perché non possiamo scappare, bro. Non possiamo scappare. Però è che qua ci troviamo qua. Tu devi controllare se trovi da qualche parte gli indizi. Bro, grande, grandissimo. Non è facile. Devi controllare. In salotto sicuro c'è un indizio. Per forza. Bisogna solo controllare bene dove. Ok, chiunque me l'abbia nascosta nel mio bagno è un genio. Droppate like e iscrivetevi solo per il genio che mi ha nascosto la chiave nel mio bagno, raga. Non ci sono posti, non esistono posti per nascondere. Com'è che ci è riuscito? Allora, cos'è? Senti? È una chiave. È una chiave palese questa. Prova. Ah. Spingi! No. Ma no, bro, senti proprio un metallo dentro. Prova un attimo a togliere qua. No, non c'è niente. Non c'è niente. Allora, okay, dobbiamo muoverci, perché la sala è molto molto grande. Controlla bene. Qualsiasi cosa che ti sembra un indizio, devi prenderla. No, raga, cioè, non so se è chiara la cosa. Qua non c'è la chiave. Forse qua sotto non è anche. Oh, cioè io mi sa che rimango qua dentro tutto il tempo a questo punto. Allora, l'obiettivo penso che sia passare da qua, perché qua è chiuso. No, l'obiettivo è proprio trovare l'indizio. Trovato. L'hai trovato? Vieni qua, allora, leggiamo.
Dove controlli il tuo aspetto prima di uscire, troverai l'indizio che ti farà proseguire. Ok, dove controlli il tuo aspetto prima di allo proseguire, specchio, al bagno, troverai l'indizio che ti farà proseguire. Dove lo controlli il tuo aspetto? Al cesso. Prima di uscire, no, davanti a uno specchio. Ma ce ne sono tantissimi di specchi. Dove controlli qua il tuo aspetto? Torniamo su. Abbiamo specchi di sopra. Ah, bravo! Perché tu abbiamo la cabina armata. Bravo. Ma sei troppo intelligente comunque. Ferri, ancora qua dentro. Ragazzi, non si trova. No, non è possibile. Okay, impazzisco. Allora, okay, qui apriamo tutto. Bravo. Dove controlli il tuo aspetto? Non lo so. Raga, ma neanche non c'è neanche nei cassetti. Non c'è. Ve lo giuro, ragazzi, è incredibile sta cosa. Questo è aprire qua. Vestiti? No, queste sono le scarpe di voi che ci stanno in Italia. Questo sopra vedi? Prova a vedere. No, bro, ma là non c'è lo specchio. Qui c'è lo specchio, però dove... Eccolo! Trovato! Trovato? Trovato! Bravissimo. Troppo forte. Ok, andiamo avanti, allora. Let's check it. Questa chiave ti dà accesso alla vera chiave. E dov'è la chiave? E lì sopra c'è una chiave. Oh, ok. Dobbiamo trovare una porta che apra per la chiave di sopra. Come l'hanno incastrata, ok. Ok, allora. Teniamo tutti gli indizi. Cioè, ragazzi, è incredibile. Non c'è. Non c'è nessuna chiave qua dentro. Si sono dimenticati di metterla. L'avrà fatto poco questa stanza, ve lo assicuro, ragazzi, non esiste. Un po' di chiavi dobbiamo provare. Prova a vedere. Si apre? Si apre. Oh, ok. Controlliamo qua in stanza perfettamente, brother. Allora, provato. Vero. Ok, no, io sono veramente in Red Escape Room, non so se sapete. Dove riposano gli indumenti del giorno e della notte, tra le pieghe del tempo e i bottoni nascosti? Cerca dell'uovo che custodisce le scelte di stile. Là troverai ciò che cerchi in uno spazio segreto e sottile. Allora, dove riposano? Allora, sentiamoci un attimo. Ok, dobbiamo un attimo andare a step, secondo me. Dove riposano gli indumenti del giorno e della notte? Dov'è che riposano i tuoi vestiti di notte e di giorno? Oh, vabbè, in questo caso nell'armadio. L'armadio. Tra le pieghe del tempo e i bottoni nascosti. La camicia. Potrebbe starci. Io ho la camicia nell'armadio. Cerca nel luogo che custodisce le scelte di stile. Là troverai ciò che cerchi. Allora, dobbiamo controllare tutti gli armadi, ma in tutti. Guarda qua, vieni qua. Ah, potrebbe stare direttamente qua. Potrebbe stare qua dentro anche. Qua c'è un armadio. Ma non è possibile che Lori ha messo io proverei ad aprire. Porco che okay, casino. Qua c'è una camicia. Anche io però ho una camicia. Dio. Questa è una camicia. No, se sta qua me ne vado, Ok, no, non sta qua. No, allora penso che dovrò andare a cercare un altro. Ah, però c'è una parte. I bottoni nascosti e le pieghe del tempo. Cosa sono i bottoni nascosti e le pieghe del tempo? Raga, ma non è che tipo... Ma era aperta. Ferro, porco due che infarto, ce l'hai fatta? No, era aperta. Come la mia era aperta. Ma scusami, ok, no, ok, vai, venite a cercare. No, io andavo così. Cercate. Ah, dove c'è? Dove hai cercato? Tutto, cassetti dentro sotto, vai. Veramente, vi do 50 euro se la trovate. Madonna, come 50 euro? 50 euro se la trovate. Però già guardate dappertutto, sotto tutti. Dappertutto. Ovunque. Vado a cercare io, fermo. Là sopra se non hai guardato. Ho già guardato. Là sopra. Sì, ho già guardato. Generalmente sì, è scontato quel posto. Cosa? 50 euro? Stava qua dentro. Dove? Dentro la tasca. Però l'ho guardato tre volte. Stava dentro la tasca. Vabbè, io voglio piangere. Vabbè, comunque, Ferro, ascolta qua. Abbiamo già trovato una chiave che ci voleva questo. Ok. Dove riposano gli indumenti del giorno e della notte, tra le pieghe del tempo e i bottoni nascosti, cerca nel luogo che costituisce la scelta di stile. Là troverai ciò che cerchi in uno spazio segreto e sottile. Quindi, secondo me... Wow, cosa? Tieni qua un attimo. Là sopra. Hold my phone. Segreto no, non sottile. È vero. Ok. È impossibile. Ma insomma non c'entra niente. Ok, che sto impazzisco. Non guarda dietro magari. Raga, già mi sto perdendo, non sto capendo nulla, vi giuro. No, non mi sembra che non ci sia nulla, mi sembra che non ci sia veramente nulla. Questo, diciamo, armadio io lo scarterei, abbiamo già trovato qualcosa. Prova a vedere nella tua camicia, Conti. Nella mia camicia che sta proprio qua dentro. Perché qua ci sono anche un indizio sui bottoni, capito? Anche i bottoni. Capito, me puzza. Scusatemi, in camera mia non si può andare, No. No, molto facile, guarda, basta sfondare la porta, no, se vuoi. No, basta semplicemente spostare una sedia. Cioè... Ma è aperta pure. Allora possiamo entrare. È certo che possiamo entrare, ragazzi. Magari non troviamo nulla, però almeno cerchiamo. Dobbiamo entrare. Prima cosa, cerca nel tuo armadio, tra i bottoni nascosti e le pieghe del tempo. Ah, può essere la roba nascosta perché non si può entrare in camera. Verissimo. Cioè non ha detto che è una roba bottoni nascosta. Bottoni nascosti e pieghe del tempo. Bottoni nascosti e ma possono essere anche tipo pieghe del tempo. Io con pieghe del tempo
tu li nascosti. Io con Fiere del Tempo ti penso anche tipo le coperte, può essere? No, perché sono le bottoni. Bottoni nascosti, raga, che cazzo vuol dire? Bisogna capire i bottoni nascosti. Comunque io li vedo veramente in difficoltà, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Vieni qua, batti la mano. Mamma mia, se riescono ragazzi a durare più di 30 minuti vuol dire che abbiamo fatto la giocata del secolo. Però comunque dai, non è da 30 minuti comunque. Se riesce un attimo a usufruire del cervello, signori ce la fate. Raga, secondo me, ma non avete già guardato di sotto? Sotto dove? Di sotto. Ma c'è scritto le scelte di stile, bro. Allora, devi leggere bene quello. Raga, non sto capendo niente. Mi sento troppo stupido, non sto capendo veramente nulla. Cazzo, aiuto. Dove riposano gli indumenti del giorno e della notte? E dove riposano? Quindi, in un armadio. Già qua, in un armadio per forza. In un armadio con dei bottoni nascosti. Chi è che è un armadio con dei bottoni? Io pensavo fosse onestamente di sopra. Vabbè, magari possiamo andare pure sotto. Magari ho visto male io. Oddio, raga. Quella Lori? L'ho visto. No, ma continua a leggere perché poi chiude dicendo: là troverai ciò che cerchi in uno spazio segreto e sottile. Ok, segreto e sottile. E di segreto e sottile, cioè, secondo me, cioè allora, abbiamo un problema di andare nell'armadio, raga. Sul serio, secondo me è una cabina armadio, per forza. Sono abbastanza d'accordo pure io. Sottile. Sottile sono le mie palle, sottile. Segreto e sottile è quello, bro. Ah, ma qua dentro, tipo, qua in mezzo, sottile. Oh, segreto e sottile, sarebbe qua proprio in mezzo, non c'è nulla. Stiere proprio giù. Non ti pare che sta qua. Segreto e sottile. No. Posto segreto e sottile. Sotto. Qualcosa con la cintura? No, raga, è difficilissimo. Io odio le escape room in questi casi. Anch'io mi sto rincoglionendo. Io raga, provo a tornare in camera mia, raga. E la Madonna. Allora, segreto e sottile, io direi. Segreto e sottile, allora potrebbe essere qua dentro? No. Però bottoni, ricordiamo anche bottoni. No, qua nulla. Forse questi jeans. Purtroppo neanche in questi jeans ci sta nulla. Qua neanche. Qua neanche, e mi dispiace dirlo, ma qua non si trova esattamente nulla, no, davvero nulla, raga. Allora, per me, prima di cercare, dobbiamo un attimo riflettere bene, perché andare così a caso perdiamo energia e basta. Segreto e sottile. Cos'è una roba di segreto? Tra le pieghe del tempo, tieni qua un attimo, guarda, io provo a ricontrollare questo. Ma non perché sono matto, ma perché penso che oggettivamente possa essere l'unica cosa di segreto e sottile. Bottoni nascosto. Proviamo. Bottoni del tempo, pieghe nascoste. Raga, davvero tosta è questa? Provo ad andare di sotto a dare un'occhiata io. Non è che magari si trova qualcosa di carino qua in queste zone. Non sono i bottoni tipo qualcosa qua dentro la scala tipo. Aspetta, le pieghe del tempo. Pieghe del tempo? Ma non è che può essere un orologio? Stiamo a dare un'occhiata agli orologi, ragazzi. Magari c'è tipo un orologio a bottoni o qualcosa del genere. E potrebbe essere lì. Ma dove ci sono dei bottoni nascosti, bro? No, secondo me raga sta qua dentro sti buchi della scala. Posto, segreto, sottile, bottoni nascosti, pieghe del tempo, dove cerchi lo stile. Dove cerchi lo stile? Magari nelle scarpe. Secondo me noi stiamo pensando a un armadio, ma in realtà riposa i vestiti del giorno e della notte. È il letto anche volendo. Potrebbe essere però bottoni. Oppure dentro al cuscino. L'ho pensato, ma nessuno c'aveva i bottoni, se non forse questo. È l'unico cuscino con i bottoni. Guarda tutti gli altri. Se è là me ne vado. No, non c'è. Mi controllo bene che dopo che non ho trovato la mia chiave, letteralmente, avendo cercato tre volte in quella cosa. In uno spazio segreto e sottile. Ma io faccio fare tutto a loro, mi siedo qua, mi riposo e mi frega a me. Ti ho sentito quanto? No, ma che figurati. Comunque credibile, al momento hanno fatto tutto refe e ferro. Conti è stato lì a guardare. Cioè sì, per carità, ha utilizzato la prima chiave giusto per uscire dal bagno, ma lei a guardare così. Fate voi. Ne approfitta. Esatto. Pieghe del tempo. Io paura che sia da Lori. Pieghe del tempo. Però questa roba ci dice: cerca nel luogo che custodisce le scelte di stile. Dai, l'armadio. È la cabina armadio. Fermi. Sì, raga, in cabina armadio. È in cabina armadio. Sì, in cabina armadio è per forza. Oppure uno specchio? Forse può essere in questa zona di specchi? Qua di sottile, magari. Ah, ci avevo creduto, cazzo. Però in un luogo sottile. Raga, è in mezzo agli specchi. Secondo me la cosa, raga, è che stiamo sbagliando tra l'armadio e le cose. Allora. Non ci credo. No, raga, però, ok, allora. Non so chi ha fatto gli indovinelli, ma le scelte di stile io non le faccio. Le scelte di stile nel cassetto. Mettiamola così, io nel cassetto non faccio le mie scelte. Questo di l'ha stile. Fatto poco. Questo l'ha fatto poco. Per forza. Refe non riusciva a capire la domanda del cassetto. Ci sta, è difficile. Purtroppo. Ah, no. Sì, sono molto difficili, ci sta, raga. Mi dispiace. Se hai avuto difficoltà con la prima, con una delle prime, comunque. Io non mi immagino con l'ultima. Secondo me con l'ultima inizierà a picchiare i suoi compagni. E viceversa si picchiano tutti quanti perché dicono cosa vuol dire?
molto ridere comunque. Si stanno, sì, raga, sì, letteralmente, sì, super concentrando. Ok, piano. Questa chiave che minghia apre. Come vedere? Non lo so, proviamo a vedere sotto perché è l'unica cosa. Allora, controlliamo. Per caso stanza zen? Stanza zen 100%, bro. Perché se apre quella, bro, sono grande. Ok, sì, ma sì, no, sì, secondo me apre. Secondo me apre quell'altra che casa mia, zen, ragazzi, la perla. No, dai, stai casa zen mia. Ok, godo, super occhio, ragazzi, i fili qua di non spaccar nulla. Allora, ok, in stanza zen dobbiamo trovare un altro indizio. Per forza. E c'è invece no, troviamo le chiavi sul Buddha. Let's go. Ok, e fermo. Roma. Fermi. Forse erano le chiavi. Era, esatto, e teoricamente era chiusa quella porta, quindi dovrebbero essere quelle chiavi, sì, ragazzi. Sì. Allora, ragazzi, vai, dai, per. Apri la. Ma sono queste per forza. Apri la di let's prego. Go, let's go. No. Va. Sì. Let's go, baby. E ragazzi, finalmente si vola di sotto. Stiamo arrivando, baby. We are coming. Ragazzi, posso dire, possiamo uscire e abbiamo vinto, cioè, completare tutto questo. Oh, poi intanto ho scoperto una porta nuova, sbaglio. Io non pensavo che esistesse questa porta. Ok, cosa fare qua? Allora, trovare. Allora, qua non è che dico che è più difficile perché è molto più incasinato. Molto più incasinato. Ok, qua non si riuscirebbe un cazzo. Qua, ragazzi, la voglia a trovare. La voglia. Ah, sincero, 100% dobbiamo trovare qualcosa per aprire qua. Ah, esatto, ok, no, qua c'era un finto indizio. Ok, prova a aprire la lavanderia. Vai, vai, prova ad aprire. Chiusa anche la lavanderia, bro. Allora mi devo trovare le chiavi della lavanderia. Ok, apri tutti i cassetti, raga. Via, tutti i cassetti, apriamo, allora, primo. Ok, ci stanno arrivando. Hanno appena detto dobbiamo trovare le chiavi nella lavanderia. C'è da dire che hanno fatto un grande passo in avanti, perché sono già scesi di sotto subito. Sono diretti, quasi verso la fine, ma nella parte più complicata. Esatto, esatto, secondo me è anche la parte dove staranno più tempo, perché dato che è proprio la più complicata, dove devi utilizzare di più il cervello. Comunque li sento già, raga, sono qua, molto vicino a noi. E fa ridere perché li senti urlare ogni tanto. No. Ok, no. Qua dentro ci sarà qualcosa? No? Ah, qua ci divertiamo. Qua ci divertiamo, sì. Frigo nel freezer non credo. Nel frigorifero sarebbero dei matti, ma... Trovato? Davvero? No, 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 raga. Okay. Ma che casino è qua? Devo trovare, sì, ancora due chiavi. Io ci ho trovato, ci ho trovato. Voglio essere onesto, ragazzi, questo sarà davvero il più difficile. Ok, no. No, no, raga. Ah, ok, 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 siamo dei deficienti, però, Era qua. Cioè, erano qua. Raga, però un attimo, se devo andare avanti devo mangiare perché sennò non mi concentro. Tu manda l'aria e continuiamo. Allora, se nascondo segreti e mi mostro solo quando necessario, sono un alleato discreto dei teatri e dei set cinematografici. Bella TV. Sono un alleato discreto dei teatri. Allora, io non voglio ancora fare domande, ok? Ma qua ne abbiamo un oddio! Coso. No? No? Ah, se però. Ok, prendilo. No. Non si apre in qualche modo. Mi sto a perdere qualche punto, devo rileggere. Sì, dobbiamo rileggerlo come. Nascondo segreti. E mi mostro solo quando è necessario. Cosa vuol dire? Esatto, quello. Allora. E poi nascondo segreti. Cosa vuol dire nascondo segreti? Nascondo segreti. Forse segreti. La TV di sopra. La TV o. Sì, la TV. E mi mostro solo quando, quando è necessario. Sono un alleato però discreto dei teatri. E dei. Però alleato, cosa vuol dire? Può essere. Un alleato discreto dei set cinematografici. Ok, io inizio ad andare a vedere sopra. Potrebbe essere una videocamera? Bravissimo. Potrebbe essere una videocamera. Quindi, la ok. Videocamera di Pova. Fermi. Io vado di sopra a guardare le nostre videocamere, Refe. Tu vai a vedere in centro la TV. Però io sono. Prova a riprendere quello lì. Prova a controllarlo anche tu. Perché quello sarebbe, ok, la cosa più logica. No, bro, quelle sono le videocamere. Ma se mi serve solo quando è necessario. Ma tutto si può. Mi nascondo con l'obiettivo. L'obiettivo che va avanti e indietro. Ragazzi, non messo le videocamere. Hai detto benissimo, Refe. Ok, sono andato di sopra, raga. 90% sono le videocamere. 99%, anzi, 100%. Allora, guardiamo la videocamera di Poa. Siamo carichi, portiamo anche questo, così possiamo rileggere, però so per forza le videocamere. Che forza! Ti prego, dimmi che sia qua. Ok, no. Qua non c'è. Questo è un grande problema, ragazzi. Bisogna sperare che sia in quello di Refe. Se no, siamo abbastanza fottuti. Se no, anche la macchina del fumo. No. Eh sì, perché sono un alleato dei set cinematografici. Cioè, l'ho controllato la valigia, ok? Controlla benissimo. Allora. Videocamera di Refe. No, neanche qua, ragazzi, ci sta. Ne ero fermamente convinto, onestamente. Televisione qua da Refe, no? Controlliamo la mia valigia. Anche se qua è tutto un casino, ma la controlliamo. Non saprei neanche dove potrebbe averla messa. No, qua non c'è niente.
Non sto trovando nulla, non sto trovando nulla. No, ragazzi, ma perché sono così difficili? Perché è così difficile scappare da questa casa? Ok, ragazzi, videocamere non sono 100%. No, io penso dalla macchina del fumo. Però non collega tanto, secondo me. Si alleata, nasconde. Oddio, oddio. Alleata ed è qua. Non dirmi che è dentro. E si può andare dentro? Sarebbero dei geni. No. Per caso magari una videocassetta. La Play 5 no. Mamma mia, raga, bella tosta, Questa è veramente, veramente tosta. Videocamera di Paua? Non abbiamo controllato, no, l'unica videocamera. Intanto scrivete qui sotto nei commenti chi sarà il primo tra loro tre a trovare la chiave segreta. Io faccio un pronostico. Ti dico Refe, non lo so, perché lo vedo molto concentrato, capito? Ha senso, per me Ferro è molto più sul pezzo, però... Ok, perché allora abbiamo scelto Conti? Perché non l'abbiamo fatto... Vabbè, Conti, ti vogliamo bene, però su certe cose, raga, ci sono punti e punti deboli. Raga, alleati dei set cinematografici. Dobbiamo fare tutta, dobbiamo vedere si nasconde tutta la forza del cinematografici. Si nasconde. Viene a pensare alla TV, ai faretti. Dobbiamo guardare qualsiasi cosa, ma anche nascondibile. Prova a guardare un attimo su meglio la postazione. Nascondibile. Guardate anche i cassetti. Pure qualcosa che si nasconde della casa che non sappiamo, tipo. Pure qua dietro la ma non lo so, raga, è molto vasta come cosa. Vi giuro, raga, non è impossibile, questo qua non si possono aprire. Questa è aperta. No, raga, fermi. Questo si dovrebbe... Fermi. Oh mio Dio, regà, l'ho trovato! Cazzo dici? Scomparto segreto. Sì, ok, sempre direi che le escape room sono fatte benissimo. Scomparto segreto. Cazzo c'entra con il cinema? Ma cinematografica con questo? Non fate domande, non lo so. Che vuol dire? Una chiave e non ho idea questa qua davvero di dove sia. Io lo so, davvero. Sei un grande, aspetta però. Apriamo il bigliettino prima. Allora, il bigliettino dice: allora, la prossima chiave è vicina a qualcosa che suona senza essere toccato, che parla senza bocca e ascolta senza orecchie. Ok, e ascolta senza orecchie, il citofono. Sì. Però lo tocchi per suonare. No. Ma dentro... allora, qualcosa che suona senza essere toccato, se lo suonano gli altri, non lo so più tu. Parla senza bocca. Confermo. Perché il citofono suona, non parla. Ok. E ascolta senza orecchie, perché ti permette di ascoltare la voce degli altri senza orecchie. Dove si trova il citofono in casa, raga? Ah, non lo so. E noi magari vorrò fuori. No. Questa intanto apre questa. E ok. E due, qua ci siamo. E forse qua c'è il citofono. E c'è il citofono. Già beccato, ragazzi. Ok, sì, non beccherò mai le luci per il primo colpo in questa casa. Let's go, signori. Sono già beccato. Questa apre la lavanderia, 100%. Ah, beh, sì, ok, sì, quella piccola. Per forza. Quindi, ragazzi, sono quasi per completare, Sì, non so, l'ultima chiave manca. Oddio, speriamo che manchi l'ultima chiave. Poi bisogna trovare la chiave per uscire. Ok. In lavanderia. Porco, che puzza che c'è qua dentro. Raga, ricordate il citofono per sicurezza. Io un pochettino. Non paura, però. Chiudiamo ferro qua dentro. No, ti prego. A me mi sembra, però, ragazzi, di vedere nulla. Tra il cestino? No? Nella lavatrice. Let's go, Refe! Let's go! Siamo ufficialmente fuori dalla escape room. Sei sicuro? Ragazzi, 29 minuti. Oh, no, 29. Veloce, un minuto. Vai. Raga, non ci credo, sono stati gli ultimi secondi ed eccoli qua. In tempo. Sono 30 arrivati minuti. All'ultimo minuto. Io non ho parole. Bravi, ragazzi, bravi. Prego, un complimenti a voi per essere complimenti dunque con le frasi senza senso, complimenti, erano ragazzi, super sensate, erano super sensate. Non erano super sensate in ogni caso, mi raccomando. Iscrivetevi dopo, non like, cotto al canale, ci vediamo al prossimo video. Bella, ciao, raga.